Servono almeno 3 milioni di euro per la mitigazione del rischio idraulico nel territorio di Quarrata, uno dei comuni più colpiti dagli eventi alluvionali d'inizio novembre 2023. A fare il punto della situazione nel corso di una conferenza stampa sono stati il sindaco Gabriele Romiti e il presidente della locale sezione di Legambiente Daniele Manitti. Allora, quando succedono gli episodi come quello di novembre, dove casca 4-5 volte più acqua di quello che era previsto, purtroppo non si può garantire soluzioni certe. Però sa il dovere di rendersi conto che questi eventi atmosferici sono sempre più frequenti, quindi si deve fare il possibile e l'impossibile per mitigare il rischio idraulico. Il progetto di messa in sicurezza idraulica della vasta area interessata prevede la realizzazione di due casse di espansione, entrambe da realizzare nel comune di Pistoia, una delle quali, la più importante, nell'area dell'ex campo di volo, vicino all'ospedale San Jacopo, area che però dovrà essere prima bonificata in quanto da anni vi è presente una discarica abusiva di vari materiali. Per questo le amministrazioni comunali di Pistoia e Quarrata sono in contatto al fine di presentare quanto prima alla Regione i progetti esecutivi necessari ad ottenere i finanziamenti. Allora, qui da noi a Quarrata noi abbiamo messo l'attenzione subito dall'inizio di questa amministrazione a nuovi progetti, progetti qualcuno ereditato e qualcuno nuovi. Intanto la sistemazione, una situazione da migliorare nella località di Olmi, Cassini, attraverso degli investimenti da parte anche del Consorzio di Bonifica del Genio Civile. In più c'è la richiesta che noi facciamo alla nostra amministrazione, che è vicina e confinante con noi di Pistoia, di mandare avanti insieme, chiaramente, ma se ne sta parlando anche con noi, quelli che sono i progetti che ci riguardano insieme. Si è chiesto proprio al sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, di venire sul territorio quarratino per riferirci di queste due casse che interessano direttamente e esclusivamente il territorio quarratino.